Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è Agility Working. Chi lo propone? Lo propone l'azienda farmaceutica Organon. Sentiamo la direttrice esecutiva, Flavia Binetti, che lo spiega. Lavoriamo da casa quanto vogliamo e in ufficio quanto vogliamo. Quando riteniamo utile andare in ufficio, prenotiamo la scrivania, ma non c'è controllo orario. E aggiunto, se per una settimana, per qualsiasi motivo, non vado fisicamente in ufficio, nessuno solleva il problema. Oppure viceversa, se ci devo andare tutti i giorni, è mia totale discrezione. Libertà dunque incredibile a Organon, che consente, ad esempio, di essere presenti in famiglia in alcuni momenti importanti. Interessanti le conclusioni della Binetti su questo modo di lavorare. La flessibilità sul lavoro, ha detto, ha generato in tutti noi un incredibile attaccamento all'azienda e ai risultati. Bel modello a cui guardare con attenzione. La seconda parola della settimana è autovalutazione. Addio ai premi decisi dai capi. Saranno i lavoratori ad autovalutarsi, decidendo il bonus di risultato che riterranno di meritare, senza appunto che il consiglio di amministrazione possa eccepire. Dove accade? Accade alla Aton, il gruppo informatico di Villorba in provincia di Treviso, che impiega quasi 250 addetti. Abbiamo sostituito i vecchi sistemi gerarchici con modelli basati su ingaggio, fiducia, obiettivi e auto-organizzazione dei team di lavoro. Lo ha detto il fondatore e CEO Giorgio De Nardi. Saranno dunque i collaboratori a sancire il premio che riterranno di meritarsi. Anche questo è un modello interessante a cui guardare. La terza e ultima parola chiave della settimana è formazione. Bellissimo gesto in memoria e nel solco del fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. Pensate un po', 10 borse di studio all'anno alla Bocconi per sempre per i giovani con limitate possibilità economiche. È appunto la decisione della fondazione intitolata a Del Vecchio. Ben 20 milioni sono stati donati alla Bocconi per sostenere chi si forma per entrare nel mondo del lavoro ed è la prima volta che accade in nome di Del Vecchio. E allora, buon lavoro a tutti!